Salutare l'anno vecchio e brindare all'anno nuovo in piazza è ormai diventata una piacevole alternativa a cenoni e feste racchiusi tra quattro mura di locali alla moda o ristoranti. Il brindisi all'aria aperta nelle piazze cittadine con musica e tanta gente è sicuramente più festaiolo e coinvolgente, vincendo anche le basse temperature poi scaldandosi a suon di balli. Anche Fano, ormai da tempo, è entrata in quest'ottica per regalare un momento di festa anche a chi, senza spendere vere fortune, dopo un cenone casalingo si riversa in piazza per festeggiare. L'anno scorso è stato il revival degli anni 70 a tenere a battesimo l'anno nuovo, mentre quest'anno la Proloco ha scelto la regina degli anni 80 della disco latina, Cecilia Gayle, che ci tormentò con due hit, El Pam Pam e il Tipitipitero. Ci saranno balli di gruppo, ci sarà da divertirsi, ma la serata poi continuerà con Radio Studio Più, è in diretta in diverse località italiane, quindi Fano entrerà simbolicamente in un palinsesto nazionale, in diretta da Verona, da Desenzano, da Sirmione, quindi veramente diverse località italiane. Una serata dove saranno sorprese, divertimento, dove faremo insieme il countdown per l'arrivo del 2019. Una serata anche sulla pista del ghiaccio, che sarà aperta, con musica quella sera, quindi chi si vorrà divertire potrà passare il Capodanno lì, ma avremo anche aperto anche il presepe di sabbia, quindi una città aperta, viva. In linea con le intenzioni di far diventare il Natale un appuntamento annuale di rilevanza regionale, l'amministrazione fanese ha investito e potenziato quest'anno tutti gli interventi su questa importante ricorrenza, anche da un punto di vista del commercio e dell'economia locale, in linea poi con le strategie messe anche in campo dalla Regione Marche per il Natale che non ti aspetti. La piazza di Fano è una piazza importante perché ha dimostrato con una serie di eventi, non ultimo questo di Capodanno, di poter dare un'attrattività molto forte sul panorama regionale, ed è giusto che le istituzioni, in questo caso la Regione, dia un grosso contributo per riuscire a portare avanti queste manifestazioni e darle la loro giusta importanza. L'importante è attrarre persone, attrarre gente, in particolare anche i ragazzi, di farli trascorrere una bella serata in piazza e divertirsi e rimanere qui nella nostra città di Fano.